viene a salvarmi. Signore, manifesta il mio aiuto. La sorge della luce, ascolto, Padre Santo, la preghiera degli umili. Dona un linguaggio mite che non conosca i fremiti dell'orgoglio e dell'ira. Donaci occhi limpidi che vincono le torbide suggestioni del male. Donaci un cuore puro, fedele nel servizio e ardente nella lode. A te sia gloria, Padre, al Figlio e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Svegliatevi, arpe, eccetera, voglio svegliare l'aurora. Pietà di me, o Dio. E te mi rifugio all'ombra delle tue ali, finché sia passato il pericolo. Invocherò Dio l'Altissimo, Dio che mi fa il bene. Mandi dal cielo a salvarmi dalla mano dei miei persecutori. Dio mandi la sua fedeltà e la sua grazia. Io sono come in mezzo ai leoni che divorano gli uomini, i loro denti sono lance e frecce, la loro lingua spada affilata. Innalzati sopra il cielo, Dio, su tutta la terra la tua gloria. Hanno teso una rete ai miei piedi, mi hanno piegato, hanno scavato davanti a me una fossa e mi sono caduti. Salve il mio cuore, Dio, salve il mio cuore. Voglio cantare a te, voglio inneggiare, svegliati mio cuore, svegliatevi arpa eccetera, voglio svegliare l'aurora. Ti loderò tra i popoli, Signore, a te canterò inni tra le genti, perché la tua bontà è grande fino ai cieli e la tua fedeltà fino alle nubi. Innalzati sopra il cielo, Dio, su tutta la terra la tua gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Svegliatevi, arpe, eccetera, voglio svegliare l'aurora. Il tuo popolo, Signore, abbonda dei tuoi beni. Ascoltate, popoli, la parola del Signore. Annunziatela alle isole lontane e dite: chi ha disperso Israele lo raduna e lo custodisce come fa un pastore con il gregge. Perché il Signore ha redento Giacobbe e lo ha riscattato dalle mani del più forte di lui. Verranno e canteranno inni sull'altare di Sion, affidando verso i beni del Signore. Verso il grano, il mosto e l'olio, verso i nati, le greggi e degli armenti. Essi saranno poi un Dio antico e radicato, non l'anniranno mai. Allora si allieterà la Vergine alla danza, e i giovani e i vecchi gioiranno. Io cambierò il loro lutto in gioia, li consolerò e li renderò felici senza afflizioni. Sazierò di delizie l'anima dei sacerdoti, e il mio popolo abbonderà dei miei beni. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il tuo popolo, Signore, abbonda dei tuoi beni. Grande il Signore, degno di ogni lode nella città del nostro Dio. Il suo monte santo, altura stupenda, e la gioia di tutta la terra. Il monte Sion dimora divina, e la città del grande sovrano. Dio nei suoi baluardi è apparso fortezza inespugnabile. Ecco, i re si sono alleati, sono avanzati insieme, essi hanno visto, attoniti e presi dal panico, sono fuggiti. Là sgomento li ha accolti, doglie come di partoriente, simile al vento orientale che squarcia le navi di Tarsis. Come avevamo dito, così abbiamo visto, nella città del Signore degli eserciti, nella città del nostro Dio, Dio l'ha fondata per sempre. Ricordiamo, Dio, la tua misericordia dentro il tuo tempio. Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino ai confini della terra. È piena di giustizia la tua destra. Gioisca il monte Sion, esultino le città di Giuda, a motivo dei tuoi giudizi.
giudici. Circondate Sion, giratele intorno, contate le sue torri. Osservate i suoi baluardi, passate in rassegna le sue fortezze, per narrare alla generazione futura. Questo è il Signore nostro Dio, in eterno, sempre, Egli è colui che ci guida. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, anche. Grande è il Signore, degno di ogni lode, nella città del nostro Dio. Così dice il Signore, il cielo è il mio trono, la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi potreste costruire? In quale luogo potrei fissare la dimora? Tutte queste cose ha fatto la mia mano, ed esse sono mie, oracolo del Signore. Su chi volgerò lo sguardo? Sull'umile e su chi ha lo spirito contrito, su chi teme la mia parola. Con tutto il cuore ti cerco, rispondimi, Signore. Con tutto il cuore ti cerco, rispondimi, Signore. Dirò la tua parola. Dicendo, rispondimi, Signore. Con tutto il cuore ti cerco, rispondimi, Signore. Serviamo il Signore in santità e giustizia, Egli ci libererà dai nostri nemici. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo, e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo. Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così Egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza dimora in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati. Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Serviamo il Signore in santità e giustizia, Egli ci libererà dai nostri nemici. Rendiamo grazie al Signore che ci dona la luce di un nuovo giorno e invochiamo la sua benedizione. Signore, benedici e santifica la tua Chiesa. Sei fatto vittima per i nostri peccati. Gradisci l'offerta dei nostri propositi e delle iniziative di questo giorno. Guaglietti i nostri occhi con le meraviglie del creato. Sorgi anche nel nostro spirito come sole di giustizia e di verità. Donaci un cuore generoso, perché diventiamo sempre testimonianza della tua bontà. Ma che sperimentiamo fin da questa mattina la tua misericordia. E la gioia che tu dai ai tuoi amici sia la nostra fortezza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori.
liberaci da male. Crediamo, Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. E anche dei nostri parenti, amici e benefattori, le anime dei fedeli defunti, dei defunti della famiglia associativa, dei sacerdoti e sorelle defunte, per la misericordia di Dio, riposino in pace. Amen. Oggi ricordiamo Caterina, Scala Benso e Corradini Ermenegildo. Lo Spirito Paraclito. Uno col Padre e il Figlio discende a noi benigno nell'intimo dei cuori. Voce e mente si accordino nel ritmo della lode. Il tuo fuoco ci unisca in un'anima sola. O luce di sapienza, rivelaci il mistero del Dio trino ed unico, fonte di eterno amore. Amen. Apri i miei occhi, Signore, e vedrò le meraviglie della tua legge. Sei buono con il tuo servo, custodirò la tua parola. Aprimi gli occhi perché io veda le meraviglie della tua legge. Io sono straniero sulla terra, non nascondermi i tuoi comandi. Io mi consumo nel desiderio dei tuoi precetti in ogni tempo. Tu minacci gli orgogliosi, maledetto chi devia dai tuoi decreti. Allontana da me vergogna e disprezzo, perché ho osservato la tua legge. Cedono i potenti, mi calunniano, ma il tuo servo medita i tuoi decreti. Anche i tuoi ordini sono la mia gioia, miei consiglieri, i tuoi precetti. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Apri i miei occhi, Signore, e vedrò le meraviglie della tua legge. Guidami nella tua verità, o Signore. A te, Signore, levo l'anima mia. Dio mio, in te confido, non sia confuso, non trionfino su di me i miei nemici. Chiunque spera in te non resti deluso, sia confuso chi tradisce per nulla. Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua verità e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza, in te ho sempre sperato. Ricordami, Signore, del tuo amore, della tua fedeltà che è da sempre. Non ricordare i peccati della mia giovinezza, ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. Buono e retto è il Signore, la via giusta addita ai peccatori. Guida gli umili secondo giustizia, insegna ai poveri le sue vie. Tutti i sentieri del Signore sono eternali di grazia, per chi osserva il suo patto e i suoi precetti. Per il tuo nome, Signore, perdona il mio peccato, anche se grande. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Guidami nella tua verità, oh Signore. Volgiti a me, Signore, io sono povero e solo. Io l'uomo che teme Dio. Gli indica il cammino da seguire, egli vivrà nella ricchezza, la sua discendenza possederà la terra. Il Signore si rivela a chi lo teme, gli fa conoscere la sua alleanza. Tengo i miei occhi rivolti al Signore, perché libera dal laccio il mio piede. Volgiti a me e abbi misericordia, perché sono solo ed infelice. Allevia le angosce del mio cuore, liberami dagli affanni. Vedi la mia miseria e la mia pena, e perdona tutti i miei peccati. Guarda, i miei nemici sono molti, e mi detestano con odio violento. Proteggimi, dammi salvezza, al tuo riparo io non sia deluso. Mi proteggano integrità e rettitudine, perché in te ho sperato.
O Dio, libera Israele da tutte le sue angosce. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Volgiti a me, Signore, io sono povero e solo. Ecco colui che forma i monti e crea i venti, che manifesta all'uomo qual è il suo pensiero, che fa l'alba e le tenebre e cammina sulle alture della terra. Signore, Dio degli eserciti, è il suo nome. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo e la gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che in questo mirabile sacramento ci ha lasciato il memoriale della tua passione e morte, fa che celebrando questi sacrosanti misteri possiamo partecipare al convito celeste. Tu che sei Dio, vive e regni nell'unità del Padre e con lo Spirito Santo nei secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo rispose ad una sola voce dicendo: «Tutti i comandamenti che il Signore ha dato, noi li eseguiremo». Mosè scrisse tutte le parole del Signore, si alzò di buon mattino ed eresse un altare ai piedi del monte, con 12 stele per le 12 tribù di Israele. Incaricò alcuni giovani tra gli israeliti di offrire olocausti e di sacrificare giovenchi come sacrifici di comunione per il Signore. Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e ne versò l'altra metà sull'altare. Quindi prese il libro dell'alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: «Quanto ha detto il Signore lo eseguiremo e vi presteremo ascolto». Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo dicendo: «Ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole». Parola di Dio. Preghiamo, grazie a Dio. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Aleluya, 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 aleluya.
Io sono il pane vivo disceso dal cielo, dice il Signore. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?» Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città, e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua. Seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione. Lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie. Lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio». Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli ulivi. Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, la lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Dio misericordioso, questo memoriale della nostra redenzione, sacramento della tua carità, e fa che sia per tutti noi segno di unità e vincolo di amore per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, benedire il tuo nome, Padre Santo, Dio di misericordia e di pace. Tu hai voluto che il tuo Figlio, obbediente fino alla morte di croce, ci precedesse sulla via del ritorno a te, termine ultimo di ogni umana attesa. Nell'Eucaristia, testamento del tuo amore,
egli si fa cibo e bevanda spirituale per il nostro viaggio verso la Pasqua eterna. Con questo pegno della risurrezione finale partecipiamo nella speranza alla mensa gloriosa del tuo regno e, unita agli angeli e ai santi, proclamiamo la tua lode. Santo, 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 Signore Dio dell'universo, cielo, cielo e la terra sono pieni della tua gloria. Santa, nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, e proclamiamo la tua risurrezione nella certezza della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Ciro e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che hai chiamato a te da questa vita. E di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donnaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, con gli Apostoli, con San Giuseppe, Valeriano, Cecilia, Benedetto e San Quirico, martire, e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Oggi celebriamo la festa, anche se in Italia è demandata domenica, ma in moltissime nazioni, come lo stesso oggi il Papa Francesco farà la processione del Corpus Domini, perché oggi è il giorno assegnato a ricordare di questo giovedì, come fu giovedì, avete ascoltato dal brano del Vangelo, che Gesù istituì l'Eucaristia. Sacramento d'amore, sacramento che ci nutre. Infatti Gesù ce l'ha detto: chi mangia la mia carne e il mio sangue avrà la vita eterna.
coloro che rinunciano a questo cibo, la vita eterna non c'è. Ecco perché dice il mio corpo è il vero cibo, il mio sangue è vera bevanda. Tutti, dai primi martiri, l'Eucaristia la chiamavano i misteri, si nutrivano di questo corpo e di questo sangue. Noi fino ad oggi, noi ci nutriamo del corpo e sangue di Gesù. E allora, per possedere la vita eterna, e ancora aggiunge Gesù, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, lo risusciterò nell'ultimo giorno. Facciamo nostro, pane degli angeli, facciamo nostro il corpo e il sangue di Cristo, perché possiamo ripetere con l'Apostolo Paolo: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Padre nostro, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione, liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi benigno la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, etta a tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh, Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Se la gioia cede passo alla stanchezza.
voce fa rinascere fresca. Sei tu, Signore, il sole che illumina la nostra strada, l'ombra che ci protegge dalla caduta, la suprema bellezza che dà gioia al cammino. O Dio, immenso, grande mistero, benedici la nostra famiglia scettica, che unita a te nella preghiera, con gli uomini nella carità, vuole vivere nella tua luce, nell'obbedienza totale al Santo Padre e Vescovo. Fa, oh Signore, che potenti associati vivano con intenso amore e buon Vangelo nei momenti di gioia e di dolore. Amen. O Madre nostra Maria, che piede la croce e la protesti l'ultimo respiro del nostro Salvatore Gesù, accogli la preghiera di quest'anima infelice che a te ricorda della sua tribolazione, e la piegosa la nostra madre presenta al tuo Gesù. Benedici e adorata Maria, la Santa Chiesa, il Santo Padre, i vescovi, i sacerdoti e i religiosi, la nostra famiglia associativa di preghiere e carità, moltiplica e protegge le sorelle di Santa Cecilia e i fratelli, conforta gli ammalati, gli afflitti, coloro che soffrono a causa dell'ingiustizia, le persone anziane e sole, si sguardano i nostri giovani, il sorriso dei nostri bambini, e a tutte le nostre famiglie torna la salute e la pace. Benedici quanti lavorano nella nostra famiglia associativa, e noi non ti promettiamo di vivere realmente il Vangelo di Gesù. Manda tante associazioni delle nostre comunità, così sia, così sia. O glorioso San Valeriano, con la razza di Santa Cecilia, noi consacriamo e la nostra famiglia, allontana da essa ogni spirito del male, e fa che vi sia sempre unità e fedeltà. Intercedi presso Dio la grazia che tanto desideriamo. O Dio che ha voluto aggregare nell'ordine sacerdotale i tuoi servi, sacerdote Egidio e padre Giacomo, concedendo loro la gloria eterna, concedi a noi di conoscere la santità dell'amore che hanno avuto per te in questa terra, per Cristo nostro Signore. Amen. Angelo di Dio, che sei il nostro sole, tu mi custodisci, lei che governa a me, che ti fu affidato dalla pietà celeste. Amen. Signore, senza di perpetua riposo di pace. Amen. Preghiamo. O Dio, che in questo sacro convito ci rendi partecipi del corpo e sangue del Cristo, santifica la famiglia dei credenti e rafforzalo nel vincolo della carità fraterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Mi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Cosa devo fare? Camminare.
famiglia, c'è fratello, c'è un amico.